La cultura non è professione per pochi, è una condizione per tutti, che completa l'esistenza dell'uomo. Elio Vittorini. Buongiorno a tutti, amici di Contatto Culturale, e benvenuti alla nostra 50ª puntata. Essere qui questa sera è per me una grandissima emozione, perché ripensando a 2 mesi fa, quando tutto questo ebbe inizio, mai avrei pensato di arrivare fino a questo punto. Se siamo qui questa sera, lo devo a 49 artisti, persone eccezionali che in queste puntate passate hanno deciso di chiacchierare con me raccontandomi la loro vita, ma soprattutto la loro arte. Stasera però vogliamo dedicare questa puntata a tutti noi, noi pubblico. Sì, perché se c'è una cosa che ha accomunato i musicisti, i pittori, attori, danzatori, scrittori, registi che si sono alternati qui a Contatto Culturale, è proprio questa: la consapevolezza che la loro arte non sarebbe la stessa cosa senza un pubblico capace di stimolarli e seguirli nei loro eventi culturali. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di domandarvi: che cosa vuol dire per voi la cultura? Che emozioni provate quando andate a sentire un concerto o a vedere uno spettacolo teatrale? Ci avete risposto in tantissimi, e quello che facciamo qui questa sera è proporvi una carrellata dei vostri pensieri, partendo dal messaggio del direttore del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, Manuele Bertoli. La cultura è un elemento centrale della vita umana e forse quello che ci distingue da altre forme viventi. E in fondo ci distingueva già molti e molti anni fa, quando i primi uomini hanno cominciato a dipingere nelle caverne, hanno cominciato a cercare di fare dei suoni con dei materiali molto poveri. Una vita senza cultura è una vita arida che non dà niente se non la soddisfazione di bisogni primari e forse delle relazioni anch'esse molto povere e senza prospettiva. Lo stiamo vivendo adesso anche in tempi di Covid-19, nei quali non possiamo più assistere a delle rappresentazioni con tante persone, siano esse riguardanti la musica, non possiamo visitare musei, non possiamo andare a teatro, ma possiamo comunque fruire di tutta questa arte attraverso altri supporti e ci rendiamo conto di quanto questa sia importante. In fondo credo che se ne rendano conto anche le persone che relegano la cultura all'ultimo posto come qualcosa di non importante, non degno di nota, senza capire che in realtà anch'essi, già solo quando si guardano in giro in una città nuova o in un luogo nuovo, non fanno altro che ricevere segnali culturali, perché la storia, il paesaggio, l'architettura parla anche della civiltà che c'è stata precedentemente. Sottolineiamo questo elemento come elemento centrale della vita umana e soprattutto coltiviamolo al meglio in futuro. C'è bisogno di tanta competenza, di tanta fantasia e di tanta capacità di valorizzare quello che la cultura sa dare agli uomini. Ciao a tutti, sono Martina e coordino la pagina Cultura Spasso Ticino su Instagram, una comunità digitale nata in modo molto spontaneo circa un anno fa per condividere un'esperienza culturale tra chi partecipa agli eventi di teatro, danza, arte, musica, letteratura nella nostra regione. Luigi mi ha chiesto: perché seguire questo tipo di eventi? Perché seguire la cultura? Beh, prima di tutto perché la cultura è vita. In una certa misura lo stereotipo che dipinge la cultura come fredda, rigida, noiosa, per pochi, continua a resistere. Secondo me non c'è niente di più sbagliato. La cultura è gioia, è colorata, è crescita ed è per tutti. La cultura ci permette di conoscere meglio noi stessi, di conoscere meglio gli altri e il mondo che ci circonda per vivere bene e per crescere insieme. In secondo luogo, noi amanti della cultura abbiamo un grandissimo privilegio in Ticino. Gli eventi che ci sono proposti sono di una qualità pazzesca. Ci sono centinaia di associazioni, musei, biblioteche, artisti, attori, autori che si impegnano in un lavoro d'eccellenza. Ne abbiamo conosciuti alcuni nel percorso di Contatto Culturale. Addirittura nell'ultimo periodo l'emergenza coronavirus ha di fatto imposto un cambiamento delle nostre abitudini anche per quel che riguarda la partecipazione alla cultura. Questi operatori si sono però ingegnati per portarci le loro proposte dentro casa. Ad esempio c'è chi ha sfruttato l'invio postale e chi invece si è buttato sulle piattaforme digitali. È così che è nato anche Contatto Culturale, che abbiamo seguito in questi 2 mesi sulla pagina Instagram e a cui tutta la comunità di Cultura a Spasso oggi vuole cantare un pezzettino di questa canzone. Per finire, l'invito di Cultura Spasso
come anche di contatto culturale, è quello di non rinunciare mai a coltivare la cultura, di continuare a scambiarsi impressioni, pareri, idee e di continuare a scoprire le ricchezze che offre il nostro Ticino andando a spasso. Quando ho la possibilità di assaporare dei momenti culturali provo delle emozioni positive, sono momenti che sono fonte di ispirazione per nuove idee, per nuovi progetti, per rilassare la mente, sono dei momenti che permettono anche di staccarsi dalla realtà e di lasciar scorrere la mente e i pensieri. In fondo si tratta di emozioni profonde che mi danno anche un senso di libertà e creatività e che permettono di condividere con gli altri emozioni diverse. Quindi è importante che tutti noi possiamo disporre di questi momenti importanti. E complimenti chi con tanto impegno, passione e dedizione permette alla cultura di crescere. L'arte per me è espressione, comunicazione e magia. L'arte come espressione di sé, nasce da profondità che talvolta non sappiamo nemmeno di avere. Nasce come esigenza di esprimersi, di essere fedeli a se stessi, a se stesse. E l'atto della creazione artistica può portare a momenti di pura gioia. L'arte è comunicazione quando incontra l'altro, l'altra. Per me assistere a uno spettacolo, ascoltare una musica, leggere un libro, guardare un quadro, vedere una danza, significa mettermi in comunicazione con le persone che si fanno portatrici di questo messaggio, che esprimono loro stesse e la loro arte. E significa anche mettermi in comunicazione con me stessa, con i miei pensieri più profondi, con i miei sentimenti e le mie emozioni. Per questo forse l'arte dal vivo, l'arte condivisa, l'arte in presenza è così importante, così forte e dà delle emozioni ancora più profonde. In questo momento sicuramente ci manca moltissimo. E l'arte infine è magia, perché non sappiamo veramente da dove arrivi questa energia artistica, non sappiamo dove va, sappiamo l'effetto che fa su di noi, ci permette di creare una telepatia, ad esempio con chi ha scritto delle parole anche decine, centinaia di anni fa, ci permette di metterci allo stesso livello, nello stesso flusso di pensieri o di emozioni di chi nel tempo e nello spazio ha creato dell'arte. È molto importante, è fondamentale ed è alla radice del nostro essere umani. Sono molto grata a tutte le persone che ogni giorno, da secoli e spero ancora per tantissimi anni, fanno arte, la condividono e ci permettono di essere parte di un tutto. Grazie. La nostra città ha da sempre una tradizione culturale di una certa rilevanza, però devo dire che negli ultimi 5 anni, da quando ha cominciato, diciamo così, a entrare in funzione l'HAC, Lugano Arte e Cultura, le cose sono cambiate in modo assolutamente radicale. La possibilità di vedere sotto uno stesso tetto all'interno di un unico edificio, di vedere delle mostre importanti, di ascoltare dei concerti con delle orchestre prestigiose, di assistere a delle pièce teatrali, è stato sicuramente un cambiamento di paradigma molto, molto importante. Ha permesso, credo, un po' a tutta la società di rendersi conto dell'importanza, della preziosità della cultura, ha permesso a tutti noi di avere degli scambi, di incontrare delle persone, di discutere poi alla fine di ogni rappresentazione, di ogni manifestazione, di discutere di quello che si era visto, e quindi veramente una crescita individuale e personale molto interessante e altrettanto importante. Poi sappiamo tutti com'è stato questo ultimo periodo: è arrivato il virus, è arrivato il coronavirus e ha spazzato via un po' tutto, e quindi anche su quello che avveniva all'HAC è calato il silenzio e ci rendiamo conto di quanto fosse importante quello che avveniva prima. La nostra vita è sicuramente un pochino più povera, ci mancano delle occasioni appunto di discussione, di scambio, di incontro, e questo fa venire ancora più voglia della ripartenza. Speriamo che presto si possa ricominciare, e tutto questo vale però anche per quei giovani artisti che oggi vivono delle difficoltà al di fuori dei grandi spettacoli dell'HAC. Sono come delle perle che oggi sono in silenzio, e anche questo impoverisce moltissimo la nostra società, che, come dico, è abituata ad avere una cultura molto vivace, molto viva e altrettanto interessante. La cultura, nelle sue mille espressioni differenti, fa parte della mia vita da quando sono piccola.
Ho dei bellissimi ricordi di mio nonno che mi accompagnava a dei concerti di musica classica, oppure gli spettacoli al Teatro Sociale di Bellinzona. Dei ricordi che mi hanno fatto apprezzare, amare questa cultura. Una cultura che non ha mai smesso di essere apprezzata e ha continuato a far parte della mia vita durante tutto il mio percorso finora. Guardo sempre cosa posso fare durante il fine settimana, ma anche durante la settimana stessa, quali concerti potrei ascoltare, quali spettacoli di danza potrei vedere, quali teatri. Perché? Perché questo fa parte della mia vita. L'arte per me è davvero importante, mi dà veramente tante emozioni. Quando osservo uno spettacolo di teatro, ma anche uno spettacolo di danza, o ascolto una band musicale, ne esco che sono diversa, che sono ricca, che sono cresciuta. La cultura fa veramente parte della mia vita e senza di questa non sarebbe così bella come è. E mi manca andare a sentirmi un concerto. Tra l'altro mi sono saltati diversi concerti che avevo in programma. Non vedo l'ora di tornare a sentire e di vedere e di emozionarmi, perché è questo che mi fa la cultura in generale, mi emoziona. Nell'ambito del mio lavoro so benissimo quanto sia importante il contributo degli artisti, dai musicisti agli autori, a chi scrive libri, alle persone che si occupano di arte più in generale, perché con la nostra offerta radiofonica e televisiva copriamo moltissimo di quanto si agita in questo mondo molto fecondo e molto fertile, molto importante per gli esseri umani. Durante il lockdown abbiamo visto che cosa succede a un paese quando si blocca tutto, anche dal punto di vista dell'arte, della letteratura, del teatro, del cinema, e non è bello. Con la nostra offerta abbiamo cercato di permettere ai musicisti di esprimersi anche se erano separati, se non potevano incontrarsi. Abbiamo cercato di mantenere vivo quel fermento culturale, il fermento artistico che fanno un lavoro così importante che riteniamo scontato per la maggioranza del tempo, senza renderci conto invece di quanto è veramente essenziale per la qualità della nostra vita. Mentre ci avviamo con prudenza e cautela a tornare normali, diciamo così, alle nostre normali attività, io mi auguro davvero che scopriremo non solo che l'arte è sopravvissuta, ma che la fine di questa emergenza darà la stura ad un vero e proprio rinascimento, una fase di grande creatività che ci permetterà di recuperare il tempo perduto e anche di fare un balzo in avanti nella sensibilità culturale di tutti. Il mio rapporto con la cultura in effetti inizia sin dalla più tenera infanzia, grazie o per colpa, dipende dai punti di vista, di mia mamma, che era una paladina della cultura francese, che all'inizio degli anni 70 aveva creato l'Alliance Française a Locarno. Locarno in quell'epoca era un deserto culturale, nel senso che non c'era teatro, non c'erano particolari conferenze o centri di interesse, cinema erano chiusi, e quindi gli eventi proposti dall'Alliance Française erano di grosso calibro. E io ho avuto la fortuna, visto che poi c'erano anche pochi alberghi, quindi questi personaggi che venivano a Locarno venivano poi anche ospitati a casa nostra, di fare colazione con personaggi del calibro di Eugène Ionesco, piuttosto che Hélène Carrère-Dancause o Louis Le Prince Ringuet o René de Obaldia. Quindi questi incontri hanno chiaramente marcato la mia infanzia, anche se probabilmente all'epoca non li ho apprezzati al loro giusto valore, però poi mi hanno dato il gusto di apprezzare la cultura, di leggere, di andare a vedere spettacoli di varia natura. E poi naturalmente il grande amore invece è quello per il teatro, ed è quello che mi manca di più attualmente, anche se le proposte e le offerte che vengono fatte in streaming sono molteplici, chiaramente il rito dell'andare a teatro è quello che poi mi manca di più. Compenso leggendo parecchio, ascoltando musica, guardando diversi documentari e cose presentate in televisione piuttosto che in streaming, e quindi la cultura fa comunque parte integrante della mia vita e del mio lavoro, visto che mi dedico al sostegno e alla crescita artistica di giovani talenti in ambito teatrale. Quindi ben venga quando tornerà il momento degli spettacoli dal vivo. Sono Giorgio Bardaglio. Sono un giornalista, sono stato direttore del Cittadino di Monza e Brianza, ora sono responsabile di Bergamo TV, che è una televisione regionale che ha sede tra l'altro nella zona più colpita proprio dalla pandemia. Pandemia che qui è stato uno tsunami, un'onda d'urto incredibile, ha sommerso tutto e soltanto ora ci stiamo un po' riprendendo. E la cultura
secondo me, è proprio una delle pietre d'angolo da cui ripartire. Ne sono convinto perché, se ci pensiamo bene, cos'è che dà più respiro, più orizzonte, più anima proprio della cultura? E proprio per la cultura da cui provengo, quella delle radici che ho, dei miei padri, delle madri, di chi ci ha preceduto, io sono abituato a intuire in ogni limite un'opportunità. Non posso andare al cinema? Beh, esiste lo streaming online, ci sono film infiniti da vedere online. I teatri con centinaia di spettatori si faticavano a riempire? Beh, potremmo riscoprire una forma di messa in scena ancora più intima, da camera. Oppure accedere alle librerie più difficile? Le librerie, anche le più piccole, mi pare, in questi giorni si stanno attrezzando, organizzando per la consegna a domicilio. E così via, potrei fare altre decine di esempi. Però la cosa più importante credo che sia ciò che sosteneva Antoine de Saint-Exupéry. Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti, impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare, vasto e infinito. Ecco, allora, se vogliamo puntare sulla cultura, impariamo a insegnare proprio questo, la nostalgia per la cultura vasta, per la cultura infinita. Ciao, sono Marcella, vorrei esprimere un mio pensiero d'amore e di grande ammirazione per tutte le persone impegnate nel mondo della cultura, dell'arte, della musica, della pittura, della scrittura, tutte quelle persone che potrebbero essere fabbricanti di sogni, con le quali possiamo scambiarci delle esperienze culturali, delle emozioni, possiamo comunicare. Rinunciare alla cultura sarebbe limitare la capacità di comunicazione, sentirci limitate nella propria libertà, e sarebbe un gran danno per la crescita sociale e individuale. Credo che nel personale almeno non potrei immaginare un mondo senza cultura. Sarebbe veramente un'involuzione. La cultura è uno dei migliori modi per comunicare e per far crescere una società, per mantenerla in vita, vitale. Credo sia parte dell'anima di una società. Grazie per questo spazio e un abbraccio grande, anzi gigante, a chi diffonde cultura nel mondo. Grazie Contatto Culturale, grazie Luigi Donato. Ciao Contatto Culturale, mi chiamo Francesco e abito a Caraffa di Catanzaro, un piccolo paese dell'entroterra calabrese, quindi a sud di un'Italia che sta vivendo, come tante altre nazioni, un periodo particolare, un periodo davvero difficile. Il mondo culturale, come tanti altri settori, risulta colpito, risulta ferito da questa situazione che si è venuta a creare. Ed è paradossale constatare che la cultura, con i suoi cinema, con i suoi teatri, solitamente è sempre stata quella carezza di conforto nei momenti difficili. Eppure oggi non è così, perché i cinema sono chiusi e i teatri altrettanto. Allora, sento addosso la mancanza per quei momenti in cui mi trovavo in platea, cercando di collegare il metro quadrato della mia esistenza, quindi la mia vita, con le storie che venivano raccontate sul palcoscenico, a teatro, oppure dentro il perimetro di una inquadratura nel cinema. Oggi manca tutto questo, però la cultura ci ha anche insegnato ad immaginare, a sognare, e questo per me è dunque un periodo di immaginazione, di sogni, nella speranza che tutto questo baccano, tutta questa situazione possa passare al più presto e possano tornare ad aprirsi quanto prima le porte di cinema e dei teatri, e perché no, a spalancare ancora di più il cuore che ciascuno di noi porta addosso. Buongiorno a tutti, sono Carla Tocchetti di Varese e vorrei parlarvi di quanto importante sia il contatto culturale. Contatto è una parola chiave e in questa pandemia è un contatto che ci viene in qualche modo negato, ridotto, limitato. Io voglio parlarvi dell'energia che si scatena, del contatto fra il pubblico e l'artista. Mi presento, sono un'organizzatrice di eventi culturali, curatrice di mostre presso il Battistero di Velate a Varese. Realizzo programmi di esposizioni con approfondimento di varie discipline espressive. Per me la soddisfazione più importante nel mio lavoro è quando dal contatto tra il pubblico e l'artista vedo che le persone escono felici, soddisfatte, ispirate, emozionate e cercano di tornare ancora a rivivere l'esperienza che hanno avuto a contatto con l'artista o con le sue opere. Quando si verifica il passaparola, quando si
acquista anche l'opera di un artista. Questo per me è l'obiettivo più importante e spesso devo dire che sono riuscita a realizzarlo. Naturalmente in questo momento ci sono delle difficoltà oggettive, perché il governo ci impone la riduzione delle persone che possono visitare i luoghi della cultura. Ma io voglio rimettere al centro l'incontro tra l'artista e il suo pubblico e ho immaginato un progetto che è appena partito da 15 giorni, che si chiama arteinstudio.com e si fonda su una mappatura di studi d'artista che al momento promuoviamo online, ma successivamente, appena potremo fare qualche piccolo passo e ci verrà consentito, organizzeremo delle visite accompagnate per piccoli gruppi negli studi d'artista. Buona arte a tutti! Permesso, saluti a tutti, ciao Luigi e grazie per il contatto culturale che hai saputo creare tu e i tuoi ospiti in questi tempi, oggi severi ma già da un po' malati. Per me cura e cultura vanno di pari passo, mi vedrai raramente in contesti in cui non si manifesti il riguardo e quel settimo senso che io chiamo la creanza. Ambisco a vivere ogni istante in spazi invasi dall'armonia, cioè in luoghi di tensione e distensione vitale. Mi piace la gente colta, quella che sa coltivare e coltivarsi, non il proprio orticello, ma la terra intera di cui possiamo essere risorsa e non rovina. Allora gli artisti, gli spazi culturali per me hanno valore se sanno proporre opere in cui dimostrino come l'uomo sa essere così grande da superare se stesso. In queste condizioni si annida nel nostro intimo l'esperienza del creatore e abbiamo la conferma che l'intera nostra vita è professione, sull'ambiente, società compresa. La cultura è realtà aumentata, fatta da esseri umani che si confrontano con il grande. Mi piace viverla negli spazi, con i suoni e le parole. Oggi la posta in gioco è enorme, visto che dipendiamo da risorse del passato e ci comportiamo da primitivi e rubiamo al prossimo nel futuro. Mi spiace vedere vagare e girovagare. Viva la cultura che sa stimolare e vivano le artiste e gli artisti che, allo svago, preferiscono dunque la ricreazione. Commuovermi fino alle lacrime mi è capitato quando ho assistito alle recite dei ragazzi a cui avevo preparato i costumi. Dopo prove disastrose, alla fine, quando erano sul palco, ne usciva uno spettacolo interpretato e giocato in modo coinvolgente e bellissimo. Ora stavamo preparando un nuovo lavoro. Purtroppo questo lockdown ha interrotto bruscamente la preparazione della loro recita. Eravamo quasi pronti per lo spettacolo di giugno. Per fortuna, tramite WhatsApp, siamo rimasti in contatto nell'attesa di riprendere a recitare con l'esperienza bellissima del teatro per chi lo fa e per chi lo vede. Perché anche chi lo fa prova emozioni fortissime. Io ne sono consapevole perché ai miei tempi ho recitato con diverse compagnie e registi. Quando entri in scena provi un misto di eccitazione e paura, poi dopo un passo sul palco tutto passa e cominci la tua parte per il pubblico che ti sta a guardare e ti sembra di percepire in ritorno le loro emozioni. Guarda, è qualcosa di magico, molto coinvolgente e molto appagante. Questo è tutto. Ciao da Cocò. Buongiorno. Sono Liborio Scaccianoce, catanese. Assieme ad altri amici faccio parte della Fondazione La Città Invisibile, che è un ente no profit che opera nei quartieri poveri di Catania e opera giusto per strappare attraverso la cultura i bambini e i ragazzi dal disagio. Proprio in questo periodo di pandemia ci accorgiamo di quanto ci manca stare con i nostri ragazzi, recitare una poesia con loro, leggere insieme un libro o suonare uno strumento. Quello che ieri davamo per scontato, oggi ci accorgiamo che non lo è più. Ci manca la cultura, specialmente quella che salva. Oggi è un giorno particolare. Proprio parlando di cultura vorrei ricordare una grande persona che purtroppo ci ha lasciato da qualche giorno, di una grande umanità. Lui diceva: la musica ci insegna la cosa più importante che esista, ascoltare. La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme. Quell'uomo è Ezio Bosso. Speriamo che, passata la pandemia, si possa riprendere a crescere nella cultura insieme. La cultura, antenna dell'arte, è creazione, emozione, provocazione, espressione del mondo onirico, energia vitale da condividere con il pubblico. Gli artisti, con l'improvviso isolamento, sono rimasti disorientati. La creatività, però, grazie alla tecnologia, non si è fermata.
Un piccolo miracolo ha portato il mondo artistico nelle nostre case, colmando un grande vuoto. Il progetto di Luigi ha dato voce alla ricca cultura che ci circonda. È stato un piacere seguire Contatto Culturale, sperando di rivederci nei luoghi dove la cultura vive. Ringrazio tutti per aver colorato le lunghe giornate di isolamento. Buongiorno, sono Gino Driussi, giornalista ora pensionato dopo aver lavorato per tantissimi anni all'informazione della radio della Svizzera italiana. Le mie passioni culturali riguardano soprattutto la musica classica, in particolare quella sacra, il cinema e la pittura, quella che va dal XII secolo fino al post-impressionismo. Quindi in questi ormai 2 mesi di emergenza coronavirus mi mancano molto i concerti, soprattutto quelli del LAC di Lugano, la frequentazione delle sale cinematografiche e la visita delle esposizioni. Se i musei sono stati riaperti alcuni giorni fa, chissà quanto bisognerà ancora aspettare invece per tornare al cinema o assistere a un concerto dal vivo, tanto che dopo la valanga di annullamenti le programmazioni per i mesi futuri sono nell'incertezza più assoluta. Certo, sul web e sui vari canali televisivi si moltiplicano per fortuna le offerte di concerti con le orchestre e i musicisti più rinomati, e questa è una gran bella cosa. Tuttavia, nulla potrà sostituire l'atmosfera, le emozioni che si percepiscono quando si assiste a un concerto dal vivo, emozioni e applausi che si condividono con tutto il pubblico. E lo stesso si può dire sotto un altro punto di vista per i film. Se ne possono noleggiare e guardare tantissimi sul piccolo schermo, ma è chiaro, al cinema è tutta un'altra cosa, in particolare per quanto riguarda la qualità delle immagini e del suono. E poi a casa la visione può sempre venire interrotta da una telefonata o quant'altro, ciò che non può avvenire al cinema, a patto ovviamente di ricordarsi di spegnere il telefonino. Il mio augurio è che, naturalmente continuando a rispettare tutte le direttive di precauzione e di sicurezza, si possa presto tornare a godere appieno di quelle proposte culturali di cui è particolarmente ricco il Ticino. E se prima si dava tutto per scontato, ora che ci mancano ci accorgiamo molto di più di quanto esse siano importanti e di altissimo valore artistico. Buongiorno a tutti, sono Lolita Di Monte e vivo in Alba Adriatica, una bellissima località balneare dell'Adriatico in provincia di Teramo. Svolgo la professione di avvocato ormai da diversi anni e sono un'appassionata da sempre di musica classica e anche teatro. Vorrei condividere con voi la mia opinione, il mio modesto pensiero sull'importanza della musica classica, disciplina alla quale ho indirizzato anche i miei figli. Ritengo infatti che la cultura musicale sia importante nella vita di ogni persona. Basta guardare la storia e vedere come nella cultura greca e nella civiltà romana la musica e il teatro da sempre sono stati presenti. Sono forme elevate di arte da cui dipende il progresso umano e sociale di una società. Mi piace molto ascoltare i concerti dal vivo. Ritengo che l'ascolto diretto, non registrato, delle note e l'osservare i musicisti in tutt'uno con il loro strumento abbia un fascino particolare, singolare. È una forma di spettacolo notevole, di forte impatto sui sentimenti di benessere, serenità, felicità dell'animo, che certamente non può eguagliarsi ad un concerto ascoltato in TV. L'arte dei suoni, che è in grado di descrivere nella maniera più completa emozioni che a volte neanche noi siamo in grado di descrivere. E per questo il consiglio che mi sento di dare è quello di andare a più concerti possibili, con l'auspicio che appena passato questo periodo di restrizioni dovute al Covid si torni a fare musica e teatro dal vivo. Sono Federico Fait e da 30 anni organizzo concerti prevalentemente classici. Sono sicuro che quando avremo superato la crisi terribile legata alla pandemia apprezzeremo ancora di più tutto ciò che ci emoziona. Eccola la parola chiave. Focalizziamoci sul significato di questa parola, emozione, dal latino ex, fuori, e motus, movimento. Significa portare fuori, da uno stato ad un altro, trasformarci. Certo non è poco, considerando che in genere ci godiamo uno spettacolo seduti in poltrona. Soprattutto perché, a voler essere pragmatici, l'arte non sembra appartenere alla vita cosiddetta reale. E invece sì,
Proprio in quel momento ci rendiamo conto che l'arte vive con noi, che se siamo vivi lo dobbiamo a tutto ciò che è bello, tutto ciò che ci appassiona. Non solo nello spettacolo, naturalmente, vale per tutte le espressioni artistiche. E i momenti di vita pratica, privi di queste emozioni, diventano un'attesa del prossimo momento emozionante, quando andremo a concerto, al cinema, a gustare un manicaretto, a scoprire la poesia di un autore, ognuno pensa a ciò che più lo coinvolge. Ognuno di noi poi tende a condividere le proprie emozioni, come se altrimenti non avessero lo stesso valore. Pensate ai bambini che vogliono sempre mostrare alla mamma le proprie performance, ai ragazzi al cinema con gli amici, gli innamorati a concerto insieme. I riti di passaggio sono sempre festeggiati con i propri cari. Non possiamo fare a meno di condividere le nostre vicissitudini. Perché? Perché ne va della nostra identità. Chi siamo? Siamo ciò che pensiamo, ciò che facciamo, ciò che abbiamo raggiunto, ciò che possediamo? Sì, tutte queste risposte sono giuste, ma restano incomplete. Aggiungerei, come suggeriscono alcuni, siamo soprattutto ciò che diamo e che sappiamo ricevere. E allora, tornando alla fruizione dell'arte, perché è così importante? Perché nel condividerla, ossia nel dare, non solo assolviamo un nostro istinto umano, ma contestualmente riceviamo e spesso molto di più di ciò che stiamo dando. Lo sanno benissimo gli artisti che si nutrono degli applausi, ma lo sa anche il pubblico che riceve emozioni uniche in cambio di un semplice biglietto d'ingresso. E quale altra attività offre la doppia sensazione simultanea di dare e ricevere ancora di più? Chiunque ne esce sempre più ricco di prima. In questo periodo speciale, penso ancora di più che per me la musica mi aiuta a vivere, per ogni giorno, ogni momento. Mi chiamo Francesca Cornat, sono pensionata e la mia vita si è divisa tra famiglia, lavoro, viaggi e attività culturali diverse. Da 50 anni faccio parte dei volontari del Settembre Musicale di Montreux e ho scoperto così una grande diversità di musiche, artisti, cantanti, direttore d'orchestra, eccetera. È stato importante per me partecipare a tantissime altre manifestazioni della mia città. La cultura in generale mi è stata benefica, mi ha aiutato a andare avanti felice. Ora, in questi giorni, ci si deve contentare soltanto di uno piccolo schermo. Che differenza enorme! Abbiamo bisogno di recarci in una sala, in un teatro, per risentire il pubblico, il contatto, l'emozione, la gioia e anche il dolore. Il mondo della cultura mi manca tantissimo. Le giornate mi sembrano lunghissime. Spero che presto troveranno soluzioni nuove per riaprire i cinema, i teatri e altri bei posti. Penso anche tantissimo a tutti gli artisti che di un momento all'altro si sono ritrovati rinchiusi in casa. Mi tengo pronta per essere presente quando arriverà il momento dove potrò di nuovo essere volontaria, con pazienza e sicurezza. Sono sicura che una vita diversa, o forse migliore, cambierà l'attitudine di certe persone. L'artista ritroverà per esempio il suo pubblico, è una necessità essenziale per tutti. Ho scoperto di cuore che la vita è bella. Andare a vedere un concerto o andare a teatro per me significa evadere dalla routine giornaliera, cioè scappare mentalmente in una sorta di mondo parallelo dove regna la felicità, la spensieratezza, ma anche dove regna la tristezza o la malinconia a volte. Difatti questo periodo un po' particolare della nostra vita, in cui siamo stati privati dei nostri svaghi, delle nostre serate, ci ha permesso comunque di ricordare molto bene che la vita non è solamente scuola o lavoro, ma la vita è composta da momenti di svago, da viaggi, da serate a teatro, serate al bar, che ci permettono di sentirci delle persone migliori. Sono la portavoce della Fondazione Majid. Un anno fa la Fondazione ha trovato la sua sede ad Ascona, Maison Majid, che non è soltanto uno spazio espositivo, ma un luogo di esperienza e conoscenza culturale. In questo particolare tempo, così definito da molti, sospeso o d'attesa, trovo che sia stato un tempo veramente fertile, perché abbiamo avuto la possibilità di riflettere, ma di considerare l'importanza non solo della cultura, ma del comunicare. E la cultura ha bisogno di comunicazione, come l'uomo ha bisogno di cultura.
si è parlato in questo momento, soprattutto in questa seconda fase del distanziamento sociale. Ma forse più che distanziamento sociale, dobbiamo mettere in evidenza il distanziamento fisico, che non esclude il distanziamento sociale. Noi possiamo continuare a comunicare anche a distanza, come abbiamo fatto in questo momento. Il distanziamento fisico è importante per una forma di protezione, ma soprattutto di rispetto nei confronti dell'altro. Abbiamo anche imparato a distinguere il programma dal progetto. Eravamo tutti programmati. Adesso pensiamo al progetto, alla finalità. Al tempo stesso, la distinzione molto importante tra pluralità e moltitudine. E queste riflessioni ci porteranno molto presto a godere del partecipare in uno spazio orizzontale i progetti futuri, come speriamo di riuscire anche noi a proporre nuovamente a Maison Majid. A presto! Sono Gianfranco Giovine, vice sindaco di Castelfranco Veneto con delega al turismo. In questo ruolo spesso mi è capitato di promuovere eventi culturali di vario genere. Castelfranco Veneto ha un'offerta culturale che spazia in vari ambiti. Musica, pittura, poesia, danza sono le principali arti che offre il nostro territorio. Ricordo che fin dal 1700 Castelfranco veniva definita la piccola Atene grazie ad alcune famiglie di scienziati, matematici, astronomi e architetti del tempo. Questi avevano la necessità di insegnare le loro scienze e allo scopo fecero edificare in città l'Accademia delle Scienze, oggi Teatro Accademico. Tutto questo per ricordare quanto sia importante il contatto culturale. Quindi, in questo periodo di emergenza, con l'impossibilità di organizzare dal vivo questi eventi, stiamo offrendo lo stesso alcuni concerti in streaming, ma sappiamo che non si possono rivivere le stesse emozioni. Il mio augurio è di poter presto ripartire con i programmi interrotti e far vivere le grandi emozioni che la nostra città merita. Ringrazio anticipatamente per l'invito che mi è stato fatto per parlare di questo momento storico e come si vede l'arte oggi, o meglio si vive l'arte oggi, con le chiusure dei teatri, con delle chiusure delle mostre e dei cinema. Troppo tutto viene ridimensionato nella visione multimediale e questo va a privare tutta la parte vitale che l'arte dà. Si va a togliere veramente la parte sensoriale, il sentire, l'emozionarsi, il vivere appieno queste emozioni che solo dal vivo possono essere scaturiti. Oggi più che mai, a mio avviso, è proprio il tempo di sentire con delle corde dimenticate, che sono quelle interne, e sollecitare mente, corpo, cuore e anima. Vivere l'arte può dare veramente tutto questo. La particolarità di viverle davvero queste emozioni è proprio il fatto di poterlo anche condividere con altre persone, per cui non racchiuso nella stessa stanza, non racchiuso da soli davanti a uno schermo freddo. Non dimentichiamo che l'arte è soprattutto cultura. La cultura è la parte fondamentale della nostra storia e senza di questa noi non saremmo nulla. Il ricordo della cultura, il ricordo della nostra storia è la fondamento nel capire da dove noi siamo partiti e noi dove andremo. Per cui vivete l'arte il prima possibile, appena si avrà modo. Secondo me la cultura è necessaria perché dà un significato alle nostre vite. È come un filtro attraverso il quale facciamo passare le nostre esperienze, che sono spesso confuse, e che solo attraverso la cultura riusciamo a metterla a fuoco, riusciamo a inquadrarla, a capirla un po' meglio. Questo secondo me succede a tutti, sia per chi la produce la cultura, sia per chi ne usufruisce, ovvero tutti noi. Per esempio quando abbiamo empatia verso un personaggio di una storia, quando proviamo delle emozioni ascoltando la nostra canzone preferita, quando capiamo perfettamente cosa esprime il testo di una canzone, quando partecipiamo alla festa del paese o quando andiamo a un museo e c'è quel quadro lì che ci colpisce. In tutti questi momenti
troviamo dei significati che danno una forma alle nostre esperienze, quelle passate, le esperienze presenti e forse anche quelle future. E secondo me è questo che serve la cultura, questa è la cultura e senza di lei saremo persi. Mi chiamo Stefania Cito, sono tarantina d'origine, vivo a Milano, sono un'organizzatrice teatrale e una production manager. Lavoro per la Spericolata Quinta, associazione culturale di Milano diretta dall'attrice Gianna Coletti e sono dipendente della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. In questo periodo guardo con preoccupazione alle sorti del settore cultura e spettacolo dal vivo, perché in pochi giorni ho visto bruciare il risultato della pianificazione di eventi e repliche, con perdita di denaro, ma soprattutto con perdita di fiducia in un sistema fatto di vecchi schemi non più in grado di sostenere la complessità del mondo e di fronteggiare ciò che a grande velocità corre in una società ormai globalizzata. Lavoro in smart working adesso, con tempi e spazi che favoriscono la riflessione. La quarantena mi ha permesso di focalizzarmi su alcuni termini chiave del mio lavoro: fare rete, coprogettare, ripensare ai canali distributivi. Continuo ad occuparmi di pubbliche relazioni, sento colleghi, giornalisti, penso in modo creativo, sperando ovviamente che la crisi porti ad un cambiamento positivo nel modo di vivere e di relazionarci. Credo che potrà sopravvivere chi sarà stato lungimirante e avrà comunque diversificato la propria offerta, sia in termini artistici che comunicativi. Anche a distanza ho la responsabilità di definire obiettivi e priorità per il mio lavoro, obiettivi che rispondano a criteri pragmatici ed innovativi. Il mio deve continuare ad essere un lavoro quotidiano di resilienza, fatto di stimoli, attenzione, motivazione, cura, confronto, leggerezza e soddisfazione. Sono Arnaldo Volani, presidente dell'Associazione Moda d'Italia, sede nazionale di Rovereto, in Trentino. Associazione che ho costituito nel gennaio del 1991, che era l'anno del bicentenario della morte di Moda. Precedentemente avevo fondato anche il Jazz Club di Rovereto nel 1972 e presieduto per 15 anni l'Associazione Filarmonica Locale. In questo periodo di pandemia sono riconoscente agli artisti per tutte le dirette streaming online organizzate giorno e notte da casa, ma spero che tutto questo duri ancora poco, anche perché l'Associazione Moda d'Italia è attiva soprattutto nel promuovere l'attività concertistica di musicisti giovani e giovanissimi, i quali non hanno avuto nessuna occasione di suonare e farsi conoscere attraverso il web. La musica è l'unico linguaggio universale che unisce i popoli di ogni nazione e il valore di questo linguaggio, la sua importanza per i sentimenti che genera nel pubblico e negli artisti quando suonano dal vivo è insostituibile. Si deve assolutamente ritornare e suonare dal vivo. Spero il più presto possibile. Grazie e un caro saluto da Rovereto. Un grande grazie a tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa fantastica 50esima puntata di Contatto Culturale. E noi ci rivediamo tutti lunedì. Lunedì sempre qui con la nostra 51esima puntata. Ciao a tutti!